anche se abbiamo il crocifisso nelle scuole e nei tribunali. Ma la nostra società è prettamente e rigorosamente atea e pagana, perché il nostro secolo, il mercato, e io aggiungo il dio denaro. Cioè Arturo la sua vita finisce così, da sacerdote della Chiesa Cattolica che celebra messa tutte le domeniche a messa, che è stato anche esiliato, non scomunicato, ma io ho fatto un atto di disperazione, io per prendere quella casa ho fatto un atto di disperazione, perché io avevo compreso inequivocabilmente che io c'avevo ragione e tutti il resto del Dio denaro e i verbi del Dio di Gesù Cristo usano i verbi opposti, proprio ragionano proprio all'opposto. Quello chiede, quello ti invita a chiedere, perché dice vai a chiedere delucidazioni alle persone che sono addette, diciamo così, all'uso delle parole cercate nelle capire, addette ad aiutare all'interpretazione. E io in tanti anni della mia vita ho ricevuto una risposta di Arturo. Allora Arturo passo varie, a un certo punto parlo ad Arturo e gli dico: senti Arturo, io ho rifatto la stessa domanda e lui mi ha detto invece un'altra cosa. Mi ha detto che il denaro non deve essere nella maniera più assoluta per una persona che vuole seguire i principi di questo amico comune che era Gesù, lui lo chiama amico, nella maniera più assoluta, categorica, lui urla parecchio Arturo, nella maniera più assoluta deve essere un principio che orienta le scelte della vita. Categoricamente non è possibile prendere questo come principio di orientamento per la scelta di una vita. Perché questa malattia si debella se uno si ferma a pensare, a leggere, a ragionare insieme ad altre persone. Ma non c'ho tempo. Escluso dalla comunità. Fuori! Cioè lui c'ha un dono, c'ha un assioma, cioè lui deve fare questo, cioè deve farti capire che tu sei solo o sola, che tu sei solo, sei sola, assolutamente, in modo che ti può vendere un oggetto qualsiasi che ti fa pensare che puoi venire fuori da questa solitudine. Allora, tutte le pubblicità sono confezionate per pensare a una persona che non tanto gli serve quell'oggetto, ma quell'oggetto lo fa uscire fuori da questa solitudine.